L'audio per verificare, ok. Oggi mi vedete in questa versione violetto seppia di cui non so il motivo per cui la mia webcam fa questo tipo di coloritura, però è molto in linea secondo me con l'argomento di oggi, con l'offuscamento, l'opacità, come dire, la reciprocità. Tratteremo di alcune questioni, alcuni argomenti che ci riporteranno anche al Medioevo e al Rinascimento, insomma, e quindi questo colorito, questa coloritura probabilmente tornerà ad avere un senso, anche se io non l'ho fatto appositamente. Vi risaluto dopo tanto tempo che non ci sentiamo. L'ultimo webinar risale a luglio scorso. Io intanto sono andato avanti, forza Fiorentina, sì. E sono andato avanti con le mie ricerche, i miei studi, e oggi volevo un po' rappresentarvi l'inizio di un percorso che io ho cominciato a tratteggiare qualche mese fa, quando abbiamo appunto cominciato a entrare nello specifico di alcune formazioni, corsi di formazione valoriale che stiamo appunto definendo adesso con la regione siciliana, come diceva prima Patrizia. Come sapete, la formazione valoriale ha a che fare con parte, diciamo, l'oggetto di base è il codice di comportamento e quindi le regole del codice di comportamento. All'interno delle regole del codice di comportamento, che sono circa 14, se consideriamo anche ai principi etici contenuti nei primi articoli, che non sono veri e propri principi di comportamento, all'interno di queste regole esistono alcune regole davvero affascinanti. Non perché, insomma, come dire, vengono violate sistematicamente, ma perché in qualche maniera hanno dietro di loro una storia, un portato culturale, una tradizione, insomma, che vale la pena approfondire, anche perché attraverso l'approfondimento dal punto di vista anche storico e culturale, probabilmente si arriva a una maggiore comprensione di queste regole. E come dice il Piano Nazionale, infatti, la formazione valoriale deve arrivare a far, diciamo, in qualche maniera identificare da parte pubblico il principio di comportamento più eticamente orientato. Questo si può fare o mettendo le persone davanti a dei casi concreti, e dall'altra parte si può anche fare, come dire, mettendo quel principio di comportamento in una prospettiva storica e culturale che permette di dare profondità a queste regole. Quindi il tentativo che facciamo oggi, che è un po' di fare una sintesi di quello che c'è dietro a questa regola, che è contenuta dall'articolo 4 del codice di comportamento, a cui io sono personalmente molto affezionato, e vediamo se alla fine riesco a far affezionare anche qualcuno di voi, insomma. Allora, cominciamo salutando tutti quelli che appunto partecipano al corso del Comune di Palermo, della Regione Siciliana, per il quale questo webinar fa anche parte del percorso formativo. Okay? La domanda da cui io sono partito già da un po' di tempo fa, quando ragioniamo insieme ai dipendenti pubblici del codice di comportamento, è che spesso mi trovo di fronte a dei codici di comportamento alternativi, cioè il fatto che avere la sensazione che quando si sta dentro la pubblica amministrazione non si ha a che fare con un unico codice di comportamento, ma con altri codici. Io li chiamo i codici sottostanti, i codici che si muovono sotto la superficie. Noi sappiamo benissimo che esiste un nuovo codice di comportamento. Massimo, scusami, ti interrompo un attimo perché alcuni partecipanti stanno lamentando di sentire piano, molto basso. Quindi se puoi provare ad avvicinare il microfono o alzare il volume del tuo microfono, forse in questo modo risolviamo. Mi senti Perfetto, bene? Mi grazie. sentirò? Io ti Ok, sentivo benissimo. bene anche prima, però alcuni di loro hanno scritto in Allora, chat di sentire molto piano, quindi vediamo se in questo modo risolviamo. Prego, scusa provo ad l'interruzione. avvicinare datemi un ok se adesso sentite un pochino meglio, velocemente, e io continuo. Ok, allora, partiamo dalla questione da cui io sono partito, che vi volevo manifestare, insomma, le regole del codice di comportamento, il nuovo codice di comportamento, OPA, DPR 62 del 2013, noto probabilmente a tutti. Quello che mi chiedo è che se esista veramente, come dire, se esistono dei codici
alternativi a questo codice che regolano spesso e volentieri le microorganizzazioni all'interno delle amministrazioni. Cioè, siamo sicuri che la cultura delle microorganizzazioni, cioè intesa come forza che guida le relazioni tra le persone, nonché costruzione e mantenimento di rapporti di potere, non possa condizionare il dato dei dipendenti pubblici attraverso regole proprie. Diciamo, questa questione mi si pone nel momento in cui io osservo la difficoltà, in alcuni casi, da parte dei dipendenti di ottemperare ad alcune regole, perché probabilmente, al di là di tutti gli schemi, diciamo, di guadagno personale, esistono delle regole parallele che agiscono e si muovono appunto parallelamente sotto la superficie e in qualche maniera orientano il comportamento dei dipendenti verso altri tipi di comportamento. Questa è la questione da cui partiamo. L'ipotesi che io faccio è che effettivamente esistono dei codici concorrenti, codici sottostanti. In alcuni casi questi codici sono composti da regole a volte antichissime che governano le relazioni tra le persone in un determinato contesto più o meno da sempre. Si tratta di regole che in alcuni casi vengono in larga parte avallate dalla leadership, cioè la leadership, la dirigenza, la politica, le conoscono queste regole alternative e vengono rafforzate dai comportamenti di adesione degli altri dipendenti. Il rafforzamento, è anche dato dal fatto che queste regole vengono rafforzate dalla cosiddetta stigmatizzazione sociale di chi vi si oppone. Se facciamo l'esempio appunto dell'articolo 4 che pone il divieto di ricevere doni, regali e altre utilità, ci chiediamo se esiste un codice concorrente che invece ammette la possibilità. In alcuni casi, o quando volete voi, se esistono delle regole e delle tradizioni culturali che ammettono la possibilità che questo avvenga effettivamente, cioè il fatto di accettare doni e regali. Allora, perché ci poniamo questo? Perché in effetti questo dubbio che ho io in realtà è, credo, abbastanza condiviso anche da molto più autorevoli di me commentatori. In questo caso porto il riferimento del dottor Roberto Scarpinato, che è un magistrato antimafia, che quando lui parla proprio di un codice culturale che plasma la forma stessa di esercizio del potere, cioè secondo Scarpinato in Italia non esiste il potere ma esiste una patologia del potere che dura ininterrottamente da più di un secolo e mezzo, dice lui. Io insomma, mi farei anche più riferimento a tempi ancora più remoti. Cioè, secondo Scarpinato, al di là appunto di una formalità legale che rappresenta la superficie, poi sotto la superficie si muovono delle culture alternative che godono dell'accettazione culturale della leadership, cioè delle classi dirigenti, e che contano sulla rassegnazione da parte delle classi sottostanti. Questa tesi Scarpinato la incorpora in questo libro che si chiama Il ritorno del principe. Che da qualche giorno è disponibile per essere scaricato in maniera gratuita dalla casa editrice Chiare Lettere. Questa iniziativa è stata fatta proprio perché Scarpinato è stato fatto oggetto di intimidazioni mafiose, e quindi quando qualcuno è fatto oggetto di intimidazioni mafiose, probabilmente è perché sta dicendo delle cose che hanno un senso. Diciamo. Allora l'operazione molto interessante è che Scarpinato insieme a Chiare Lettere, che è la casa editrice, hanno deciso di rendere disponibile questo libro, che è molto interessante. Io vi consiglio di scaricarlo. La data di fine scaricamento era ieri, però io ho controllato stamattina che ancora si scarica, quindi se avete tempo e voglia potete farlo tranquillamente. Allora, abbiamo parlato di codici, codice di comportamento, codici concorrenti, codici sottostanti. Allora, perché è importante farli emergere questi codici sottostanti? Perché attraverso l'emersione di questi codici sottostanti noi possiamo in qualche modo verificare la compatibilità di queste regole alternative con l'etica pubblica. Perché in alcuni casi potrebbero essere schemi corruttivi, in altri casi potrebbero essere semplicemente delle tradizioni, delle forme culturali che si manifestano. Come si fa a far emergere questi codici sottostanti? Con questo tipo di formazione di cui fa riferimento spesso con Patrizia Schifano e che stiamo attivando
da molte parti, cioè la formazione di contenuto generale con approccio valoriale, in cui si entra nei casi concreti, in cui si entra nelle dinamiche reali delle amministrazioni. Entrando nelle dinamiche reali, emergono le regole che effettivamente governano quella microorganizzazione. Questa modalità di fare formazione, ancora le amministrazioni faticano a coglierla, diciamo, come elemento di prevenzione della corruzione, però a mio avviso, a nostro avviso, è un percorso che noi dobbiamo fortemente perseguire se non vogliamo appunto che la prevenzione della corruzione affondi in una forma di tecnicismo, no? E quindi si pensa che si può prevenire la corruzione in maniera abbastanza, direi, legata a procedure, regole, senza toccare la dimensione umana e relazionale, cioè di quello che gira in testa alle persone, come spesso mi trovo. Allora, appunto, uno dei codici sottostanti in cui ci si potrebbe imbattere in questo tipo di formazione, o semplicemente osservando le dinamiche che stanno all'interno dell'amministrazione, in assoluto il più interessante, è il riferimento alle regole che governano lo scambio, il cosiddetto principio di reciprocità, che è alla base degli scambi, che sta soprattutto negli atti di presunta liberalità, come i doni, i regali e le altre utilità. E appunto l'articolo 4 del codice di comportamento. Per comprendere un po' la dimensione del problema, io vi metto in sequenza con una slide che spero possa essere esemplificativa tutti gli schemi di scambio che la legge 190 e il codice di comportamento pongono all'attenzione. Non credo che siano tutti gli schemi di scambio, credo che è una selezione che ho fatto io che mi permette di essere esemplificativo rispetto a quello che voglio dire, probabilmente ce ne sono anche altri, sarebbe interessante capire quali altri ci sono, probabilmente il conflitto di interessi, probabilmente ce ne sono tanti altri. Comunque, per partire dalla comprensione dono come liberalità e reciprocità, dobbiamo partire da altre forme di scambio per capirlo bene. Le prime due forme di scambio fanno riferimento proprio allo schema corruttivo. Voi sapete che la legge 190 ha riformato gli articoli relativi alla corruzione, sia la corruzione propria che la corruzione impropria. La corruzione propria, per ricordare, diciamo, le persone che stanno seguendo, fa riferimento all'oggetto è denaro o utilità, insomma, in qualche maniera, che attraverso la ricezione o una promessa di ricezione porta alla produzione di un atto contrario. In questo senso sta il fatto di corruzione propria, cioè che qualcuno viene pagato, un dipendente pubblico viene pagato o gli viene offerta un'altra utilità per produrre un atto contrario a quello che lui dovrebbe realizzare. È il classico caso in un appalto in cui il dipendente, diciamo, il responsabile, diciamo, unico del procedimento, in caso di identificando in lui la responsabilità di decidere, insomma, chi affidare l'appalto, viene pagato o gli viene offerto altra utilità per vincere un operatore economico che altrimenti non avrebbe vinto. Qui sta la proprietà della corruzione, cioè fare qualcosa che altrimenti non sarebbe stata fatta. E sta proprio qui la differenza tra corruzione propria e la corruzione impropria, dove invece si promette o si riceve denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni, cioè per fare una cosa che comunque si sarebbe dovuta fare, quindi sarebbe dovuta avvenire. La differenza è importante perché spesso si sottostima, diciamo, l'impatto della corruzione impropria, perché è molto più facile in qualche maniera immaginare degli esempi della corruzione propria, è molto più difficile immaginare gli esempi di corruzione impropria, che invece sono molto importanti perché immaginate un momento come questo, no? La delicatezza, per esempio, di tutta la questione legata al pagamento da parte della pubblica amministrazione dei debiti, della PA, insomma. Nel momento in cui un dipendente pubblico viene pagato, diciamo, per esercitare le proprie funzioni, in questo caso sarebbe quello di pagare un operatore economico, questo può essere facilitato dalla dazione di denaro o altre utilità, cioè il pagamento da parte della pubblica amministrazione ci dovrebbe essere comunque, però questo pagamento può essere facilitato
dalla dazione di denaro e altre utilità. In questo sta la corruzione impropria, insomma. Poi abbiamo altri due schemi, l'articolo 4,2, che è quello di cui ci tratteremo in maniera più approfondita, che è appunto il divieto di accettare regali, compensi e altre utilità, in cui l'oggetto sono i regali e altre utilità non di modico valore, di cui si occuperà il comma successivo. E non c'è una remunerazione specifica, vedrete poi quando leggeremo l'articolo. Un ulteriore caso è l'articolo 4,2, parte seconda, in cui c'è regali e altre utilità su richiesta del dipendente pubblico per l'emanazione di un atto dell'ufficio, uno schema molto simile alla corruzione impropria. Adesso ci rivediamo un po' più attentamente. Allora, corruzione per un atto contrario al dovere d'ufficio, si dispone che il pubblico ufficiale che per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario, e questo sta la propria, ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità. Corruzione impropria, il pubblico ufficiale che per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, attenzione, esercizio delle funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità. E sta qui la differenza. Non so se adesso è più chiara o se era chiara anche prima, probabilmente, insomma. Però è importante per capire gli schemi che ci sono sotto. L'articolo 4, famosissimo, il dipendente non accetta per sé o per altri regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Ultimo, specifico caso che tratteremo oggi è in ogni caso, indipendentemente che il fatto costituisca reato, cioè nel caso in cui, indipendentemente dal fatto che ci sia una corruzione impropria, il dipendente non deve chiedere per sé o per altri regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio. Adesso entriamo più dentro a questo, vedrete come le cose spero si chiariranno. Allora, la corruzione propria. La corruzione propria ci deve essere un collegamento tra denaro, utilità ricevuta e atto da adottare o adottato. Nel senso che il giudice dovrà dimostrare che quell'atto che è stato adottato dal funzionario pubblico, dal dipendente pubblico, è collegato alla denaro utilità che è stata ricevuta. Allora, questo è uno schema tipico, per esempio, del contratto d'opera. Cioè, verso un corrispettivo, una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. In questo sta il cosiddetto pactum sceleris, cioè l'accordo scellerato tra funzionario pubblico e un soggetto privato, mediante il quale appunto il primo accetta dal secondo per un atto relativo alle proprie attribuzioni un compenso che non gli è dovuto. Quindi siamo nell'ipotesi, nello schema di scambio che è riferito alla cosiddetta prestazione d'opera. Però qual è il problema di questa costruzione che tra l'altro diciamo, è rimasta nella 190? Che la giurisprudenza ha cominciato a osservare una realtà diversa, cioè più che osservare, identificare in un atto preciso l'elemento corruttivo, è nell'esercizio della funzione che la giurisprudenza ha cominciato a come dire, identificare l'atto corruttivo. Cioè, la giurisprudenza era giunta a prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l'accordo corruttivo. Cioè, la giurisprudenza ritiene che sia sufficiente che la condotta presa in considerazione dall'illecito rapporto è in ragione della competenza della concreta sfera di intervento di quest'ultimo. Cioè, in realtà la giurisprudenza dice che non c'è bisogno di un collegamento tra denaro, utilità e atto da adottare, ma il collegamento è tra il denaro utilità ricevuta e l'esercizio delle funzioni di quel dipendente pubblico. Quindi si integra, secondo la giurisprudenza, il reato di corruzione sia l'accordo per il compimento di un atto non necessariamente individuato ab origine, ma comunque individuabile, cioè l'atto, sia l'accordo che abbia ad oggetto l'asservimento più o meno sistematico della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato prometta o consegni, eccetera, eccetera. Cioè la giurisprudenza da molto tempo, questa è una sentenza del 2006,
ha cominciato a ragionare non tanto con uno schema di prestazione d'opera, ma con uno schema di cosiddetto asservimento, cioè uno schema di subordinazione. Ok? Questo è molto importante perché nello schema tipico di subordinazione cambia tutto, nel senso che non bisogna dimostrare che c'è una relazione tra l'atto e il denaro o altra utilità, ma basta mettere in relazione il denaro e l'altra utilità all'esercizio delle funzioni del dipendente pubblico. Questo mutamento giurisprudenziale non è stato colto dalla 190, che invece rimane nello schema classico di cui abbiamo parlato, cioè nel collegamento tra denaro, utilità ricevute e atto da adottare o adottare. Per le finalità che noi abbiamo, l'importante è comprendere lo schema tipico che c'è sotto, cioè la 190 identifica che nella corruzione propria è uno schema di prestazione d'opera, mentre avrebbe dovuto fare quel salto per identificare uno schema tipico dei rapporti di subordinazione. Perché? Perché è sempre più facile osservare schemi corruttivi che non fanno riferimento ad accordi su specifici atti, ma fanno riferimento ad un rapporto di asservimento del dipendente pubblico, ok? Cosa che invece è stata introdotta nella corruzione impropria. Come vedete, infatti, il pubblico ufficiale che per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, indipendentemente, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità. In questo caso, questo collegamento tra atto e dazione di denaro utilità è sparito, è scomparso. Ma si deve fare un collegamento tra dazione di denaro o altra utilità e esercizio delle funzioni. Si parla in questo caso appunto di asservimento del pubblico ufficiale al soggetto privato, che è uno schema molto più, come dire, lineare rispetto a quello che la giurisprudenza aveva osservato. Cioè, i pubblici dipendenti spesso non è che si mettono d'accordo col corruttore in qualche modo per la dazione di uno specifico atto, ma in realtà lo fanno come dire, in ragione di un accordo che va su tutto l'esercizio delle funzioni. In questo senso si parla in alcuni casi di iscrizione al libro paga, che è nello schema che anche Scarpinato nel suo libro in qualche maniera evidenzia, no? E questo passaggio culturale, che forse non è un passaggio culturale, è sempre esistito, solamente che la giurisprudenza ha cominciato a cogliere effettivamente che la corruzione non è una prestazione d'opera riferita a un singolo atto, ma è proprio una forma di subordinazione attraverso cui interessi privati entrano pesantemente all'interno dell'amministrazione pubblica. E non è riferita solamente ai dipendenti pubblici, ma è riferita anche alla componente politica. Schema tipico dei rapporti di subordinazione è quello appunto del lavoro intellettuale o manuale al dipendente sotto la direzione dell'imprenditore, che in questo caso è l'operatore economico che in qualche maniera entra nello schema corruttivo. Qual è l'oggetto della dipendenza? L'oggetto di dipendenza è la disponibilità da parte del funzionario pubblico a compiere o omettere tutti gli atti che dovessero essere utili al privato che lo sovvenziona. Qui si chiude, diciamo, lo schema corruttivo, ok? E in effetti, se voi osservate la realtà un po' come la osservo io, questo passaggio esiste, nel senso che è difficilissimo, almeno da quanto leggo, da quanto osservo, trovare una corrispondenza diretta tra un atto e una forma di corruzione, le famose tangenti, le famose mazzette che vengono, ormai, diciamo, anche le vediamo, continuano. Ma più che altro osserviamo proprio un'invasione degli interessi privati che piazzano all'interno delle amministrazioni o nella componente politica o nella componente dirigenziale o comunque nelle componenti che in qualche maniera sono chiamate poi a decidere qualcosa. Mettono all'interno dell'amministrazione qualcuno che in qualche maniera rappresenti i propri interessi. E questo rapporto è un rapporto chiaramente molto simile alla subordinazione, quindi alla disponibilità, all'iscrizione a libro paga, all'asservimento. Questi sono gli schemi che ci stanno sotto. Molto diverso è lo schema dell'articolo 4,2 del codice di comportamento. Qui siamo in uno schema sempre molto tipico, che è quello del dono. E qui entriamo, diciamo, nella nostra dimensione, diciamo, che in qualche maniera ci appassiona di più. Se leggete
il comma 2 dell'articolo 4, vi rendete conto appunto che non esiste un collegamento tra regale utilità e atto da adottare, no? Il dipendente non accetta per sé o per altri regali o altre utilità. Non viene detto in qualche maniera qual è il corrispettivo di questi doni, regali e altre utilità. Perché? Perché l'ordinamento mira ad escludere l'attivazione di dinamiche di reciprocità. Cioè, noi non stiamo parlando, lo vedremo meglio, di doni fatti in uno spirito di gratuità, stiamo parlando di doni molto diversi. Sono questi, quei doni che entrano nello schema naturale antichissimo del munus remuneratio. Adesso andiamo a vedere un po' della dinamica tra munus e remuneratio. Vi leggo una interessantissima definizione di dono in questo schema munus remuneratio che io, dopo tanto viaggiare su libri e ricercare, ho trovato. Secondo me questa è la definizione migliore, che identifica meglio quello di cui stiamo parlando quando parliamo dell'articolo 4. Allora, Valentin Grosner è uno svizzero, che parla appunto di doni pericolosi, dangerous gifts, no? Liquid asset, cioè i doni pericolosi diventano degli asset liquidi che tu puoi riscuotere, no? Quando vuoi. In particolare lui afferma, studiando la fine del Medioevo, quindi alto Medioevo, basso Medioevo, siamo intorno al 1400-1500, un dono è una transazione che assume una particolare formalità retorica. Cioè, è una transazione, ma anche la liberalità del codice civile è una transazione, è un contratto. La donazione, infatti, è un contratto, la donazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei dati. Un dono è un dono perché mormora o grida, dipende dalle circostanze. Sono per te solamente, non devi fare niente per contraccambiare. Cioè, quando è che identifichiamo la fattispecie dono? Quando qualcuno ti dà qualcosa, ma implicitamente o esplicitamente ti dice tu non devi fare nulla per contraccambiare. Ma questo non è vero, nel senso che in realtà lui si aspetta una remunerazione. Al momento del dono, il donatore non può esplicitamente richiedere qualcosa in cambio, altrimenti non stiamo nello schema del dono, se non vuole mettere in pericolo l'efficacia dell'intera transazione. Quindi qual è lo spirito del dono, che i doni possiedono un potere seduttivo, un'eloquenza, cioè ti dicono qualcosa, nonché la capacità di trasformare le relazioni sociali. Quindi un dono efficace è un dono che evoca ambiguità, cioè quando qualcuno dà qualcosa, ma tu non sai che bene che cosa fare, cioè rimani in qualche maniera incerto, cioè, ma perché questo mi ha regalato questa cosa qua? Diremmo prima o poi il dono genera un dilemma, come negli schemi di dilemma etici che noi spesso utilizziamo. Ok, quindi non stiamo parlando del dono come gratuità, su cui ha scritto molto bene Stefano Zamagni, lo potete consultare quando volete. Cioè il fatto che non ci sia una ricompensa, o non venga esplicitamente richiesta una ricompensa, presente o futura, al momento del dono, non assicura di per sé la gratuità, no? L'articolo 2 dice proprio questo. Non è che vi viene richiesto qualcosa in cambio, ma questo non assicura che il dono sia gratuito. La gratuità del dono si ha solamente quando c'è una precisa disposizione d'animo. Ma il dono che viene praticato attraverso la gratuità esiste. Per esempio, il volontariato è una di queste forme di dono, insomma. L'elemosina che si dà al passante, sono vari esempi che possono essere fatti. C'è anche qualcuno che ha cercato di capire quando è che un dono è veramente gratuito, quando non c'è reciprocità, ok? Quando non si attivano dinamiche di reciprocità, quando quel dono in qualche maniera non grida, non aspetta un ricambiare. Cioè, altre ipotesi sono quando il destinatario non deve riconoscere il dono come dono, oppure se stesso come destinatario di un dono, eccetera, eccetera. Ma queste sono più, diciamo, degli abbellimenti, insomma. Ecco, vediamo di che cosa stiamo veramente parlando quando parliamo dell'articolo 4,2, in generale dell'articolo 4 del codice di comportamento. Cioè, quando è che il codice di comportamento si occupa di liberalità?
Stiamo parlando del dono che attiva la cosiddetta dinamica della reciprocità o principio di reciprocità, che è un principio che è stato molto studiato e al suo capostipite Marcel Mauss, che nel 1923 uscì con questo famosissimo saggio sul dono, che ancora oggi è molto attuale. Secondo Mauss, cioè, le società, prima, diciamo, dell'avvento dell'economia di mercato e anche parallelamente al fatto che ci sia o no la economia di mercato, si fondano su questo cosiddetto principio di reciprocità e si fondano sul dono. Lui infatti parla di economia del dono, no? È uno dei modi più comuni e universali per creare relazioni umane, il dono, insomma. Ed è un fatto sociale. Lui lo chiama totale perché è un aspetto specifico che caratterizza intere culture. Il dono, cioè il donare, è semplicemente una delle tre, come dire, dei tre triangoli che attivano il cosiddetto principio di reciprocità. Il primo, è il vertice, possiamo dire qui, è il dare, quindi il donare, il cosiddetto munus. Ricevere l'oggetto deve essere accettato nello schema dell'ordinamento italiano, della liberalità donazione, il dono deve essere accettato per configurarsi come contratto. E il ricambiare, la cosiddetta relazione. Ho utilizzato i termini latini perché sono molto più precisi. Quindi il munus sa significare un dono che obbliga a uno scambio, dalla radice mei, che è proprio dare in cambio. La comunità, il termine comunità viene da qui. Comunis è propriamente chi ha in comune dei munia, cioè dei doni da scambiarsi. Quando questo sistema di compensazione gioca all'interno di una stessa cerchia, determina una comunità, un insieme di uomini unito da questo legame di reciprocità. La remunerazione è l'atto del ricompensare. Re sta per ri, mun è la stessa parola di munus, la stessa radice di munus. Lazio è l'azione del ricompensare. Se si hanno questi due elementi uniti all'accettazione che sta proprio lì in mezzo, si ha il principio di reciprocità che in qualche maniera è delineato dall'articolo 4 del codice di comportamento. Quindi il dono attiva uno scambio. Mauss si spinse a dire che i doni non sono mai liberi, ma questo nel 23 suscitò grandi critiche. Il lavoro stesso di Zamagni sta a identificare il fatto che in realtà questo non è vero. Secondo Zamagni, appunto, esistono doni gratuiti, ma vanno fatti con uno spirito, col cosiddetto spirito di gratuità. E il fatto che al dono non venga chiesto un compenso, non vuol dire appunto che il dono sia gratuito. Secondo Mauss, e questa è una metafora molto interessante, il dono. Una volta donato, cioè l'oggetto donato, acquista lo spirito del donatore. Non so come dirlo meglio, ma all'interno del dono ci sarebbe un magico potere che risiede nell'oggetto donato e che impone al destinatario di contraccambiare. Cioè, quando io dono qualcosa a qualcuno nello spirito del principio di reciprocità, quell'oggetto che io dono acquista uno spirito che in qualche maniera agisce sul donatario per fare in modo che poi il donatario contraccambi. Esistono, secondo Mauss, nello schema che lui studiò, soprattutto con i neozelandesi, dei meccanismi spirituali legati appunto al dono che coinvolgono appunto l'onore del donatore e del ricevente, chiaramente. Però è interessante questa idea che Massimo, quando io dono scusami. qualcosa a qualcuno, l'oggetto donato acquista uno spirito. Sì, dimmi. Sì, vedo che sto andando su. Scusami, sì. Potrei escludere la. Che Prova a disattivarle. dici? Esatto. La disattiviamo. Va bene, ok. Non è tantissimo. Tanto sono le slide che vanno per conto loro. Allora. Sì, adesso. Gianluca mi disattiva la videocamera, se no la disattivo io. Ecco, adesso è ritornato. Lo principio di reciprocità. Esistono Marshall Selling tre diverse tipologie di reciprocità.
La reciprocità generalizzata, che è appunto quando si verifica quando una persona condivide beni o lavoro con un'altra persona senza aspettarsi nulla in cambio, quindi il donare con spirito di gratuità. Poi esiste una reciprocità bilanciata o simmetrica, si verifica quando qualcuno dona a qualcun altro in un giusto e tangibile ritorno in un futuro indefinito, ed è lo schema che stiamo trattando noi adesso. È un sistema molto di scambio e si regge sulla fiducia e sulle conseguenze sociali che possono occorrere al donatario che non ricambia. Poi esiste una reciprocità negativa che è il cosiddetto baratto, cioè una persona fornisce beni o lavoro e si aspetta di essere ripagato immediatamente con alcuni altri beni o lavoro di pari valore. Quindi noi stiamo nella seconda reciprocità bilanciata o simmetrica. Allora, studiando un po', diciamo, i percorsi culturali dei secoli passati, una molto interessante è il mondo di doni, appunto, che creavano amicizie e obblighi di gratitudine, nella Francia del XVI secolo. Faccio questo esempio perché secondo me è molto esemplificativo, appunto. Cioè, la questione è in un mondo di doni che creavano amicizie e obblighi di gratitudine, cioè principio di reciprocità, dove cominciava la corruzione? Ed ecco perché l'articolo 4 impone un limite proprio perché non si entri nella dinamica corruttiva, esattamente. Nella Francia del XVI secolo non esisteva una parola per corruzione, no? Si utilizzava il termine dono e presente, che anche in italiano hanno un loro significato. Ed era il contesto d'uso che indicava se si trattava di un dono buono o cattivo. Allora, non so se avete mai letto François Rabelais, uno scrittore francese che è famoso per le storie di Pantagruel e Gargantua. E lui ci fa questa raffigurazione molto interessante di questo giudice, Brigliadoca. Questo giudice, secondo Brigliadoca, secondo questo giudice, i doni non avevano alcuna conseguenza sull'esito del processo. Perché? Diciamo, la metafora molto interessante, molto intrigante, anche molto ironica che fa Rabelais è questa, cioè che questo giudice Brigliadoca non teneva conto dei doni perché ammucchiava le carte del convenuto e i doni ricevuti da una parte del tavolo, poi ammucchiava le carte dell'attore e i doni ricevuti dall'attore dall'altra parte del tavolo. Poi lanciava i dadi e decideva attraverso appunto il lancio dei dadi. Quindi immaginate appunto che i doni, nella metafora, nella retorica di Brigliadoca, di Rabelais, non hanno effetto, ma perché? Perché in realtà la discrezionalità viene separata dal giudice, ma viene affidata a un elemento estraneo che appunto è il lancio dei dadi. Tra l'altro, lui dice, ancora più ironicamente, che le decisioni di Brigliadoca apparivano così eque che in 40 anni nessuno si era mai lamentato. Quindi potete immaginare qual era il punto di vista, insomma, invece era nel senso di dire i doni effettivamente hanno un impatto nei confronti del processo decisionale. C'era anche chi credeva, Jean de Corat, sfondava la propria aberrazione nei confronti dei doni. La fondava su un passo famoso dell'Esodo. I giudici devono aborrire i regali, poiché il regalo acceca anche coloro che hanno la vista chiara e perverte le parole dei giusti, diceva l'Esodo, questo passo famoso dell'Esodo. E De Corat diceva una cosa molto interessante, cioè noi siamo come giudici, lui si definiva un giudice, siamo compensati dal nostro principe. Gli stipendi ci vengono pagati regolarmente ogni trimestre. Inoltre riceviamo le sportule dalle parti per ogni giudizio, cioè dei pagamenti per ogni giudizio fatto, che erano appunto all'interno dell'ordinamento. Come possiamo accettare di vedere le nostre cucine riempite di cacciagione, selvaggine e altri alimenti forniti da ricchi e da poveri? L'accettare i doni induce i litiganti a pensare male del funzionamento della giustizia, dice Jean de Corat, no? Quindi eliminare i doni significava per Jean de Corat, deciso sostenitore della sovranità regia, stringere i legami che univano i giudici al sovrano e contemporaneamente allentare quelli concorrenti, cioè quelli che li vincolavano invece alle aristocrazie locali. Cioè, osservate quanta attualità c'è in questa affermazione. Cioè, aborrire i doni, secondo Jean de Corat,
legava il giudice, stringeva i legami del giudice al sovrano. Immaginate che in quell'epoca sovrano potrebbe essere immaginato invece adesso come appunto lo Stato, l'ordinamento giuridico. Se invece si allentano quei legami, si entra in una dinamica che vincola il giudice alle aristocrazie locali, ed è proprio quello che succede agli interessi privati, no? Agli interessi locali. Interessante osservare che Gian de Corat era un protestante, e questo poi lo vedremo dopo quanto influisce. Formula una vigorosa metafora sul dono, cioè per un giudice toccare un dono era come per un pescatore toccare una torpedine, sapete quei pesci che danno la scarica elettrica. Prima gli addormentava i polpastrelli, poi la mano intera e poi poco a poco tutto il resto del corpo. Quindi questa metafora ci fa capire qual era il punto di vista nel XVI secolo in Francia, per dire che queste cose non è che nascono con l'articolo 4 del codice di comportamento, sono ragionamenti che vanno, diciamo, in giro da moltissimo tempo. Quali sono le conclusioni a cui potremmo giungere? Cioè, chi accetta i doni, non di modico valore ovviamente, accetta di essere governato da regole di un codice altro rispetto a quello riconosciuto dall'ordinamento. Per Jean de Corat è il codice del re. Tale codice esprime delle regole proprie, dinamiche peculiari di potere, leadership incerte e un certo grado di reciprocità. Cioè, quando tu accedi a un altro codice, quando tu accetti di essere governato da un'altra regola di comportamento, regola di condotta, allora devi stare attento perché tu avrai regole proprie, dinamiche peculiari, di potere, leadership incerte, tu non sai più a chi rendere conto. Quindi chi decide di entrare in questo gioco di reciprocità, accettando doni, decide anche di abbandonare lo schema del rapporto pubblico che è basato sull'imparzialità, sul buon andamento e sulla trasparenza. Queste sono le conclusioni a cui giungeva anche Jean de Corat. Era molto ben visibile all'interno di questo quadro, che è Le simulacre della morte di Hans Holbein, in cui si osserva il presidente c'è un gruppo di giudici, c'è cioè il presidente della corte al centro, il presidente è ritratto con gli occhi accecati dai doni ricevuti ed è distratto dal prendere la giusta decisione. I giudici hanno le mani mozze affinché non possano afferrare i doni, il contendente povero è solo in disparte, eccetera, eccetera. Il giudice porge la mano al ricco che è ripreso nell'atto di mettere la mano nella borsa, che il ricco è il secondo, soggetto sulla destra. Quindi in questa illustrazione, nell'illustrazione completa, si vede la morte che viene a prendersi il giudice, per dire, la stigmatizzazione sociale che in quel momento era, molto forte rispetto a queste pratiche. Il dono legato alla corruzione, cioè il dono che attiva una reciprocità, munus remuneratio, non può generare gratitudine, non ha libertà di movimento, aspetta solo di essere contraccambiato. Questo è lo schema. Ok? Questo schema è in qualche maniera è tradizionale anche in riferimento ad alcuni motti o detti popolari che in quell'epoca c'erano, coloro che donano non sono tutte persone generose, diceva Baldassarre Castiglione, che ammoniva, lui era alla corte papale, era un ambasciatore, quindi si occupava di queste cose. Ma anche Martin Lutero affermava che il dono non basta se non è presente anche il donatore. Perché? Perché al centro non è tanto l'oggetto, il donato, ma è la relazione tra donatore e donatario, la vera cifra del principio di reciprocità. Ok, quindi abbiamo visto un modo di interpretare il dono, che è quello della reciprocità, che è piuttosto interessante ed è culturalmente risalente. Qualcosa di ancora più dentro, diciamo, alla nostra cultura è lo schema rappresentato dalla seconda parte della comma 2 dell'articolo 4, e adesso lo trattiamo nello specifico. Quando l'atto amministrativo stesso è percepito come dono che viene in qualche maniera elargito da un essere superiore, in questo caso l'amministratore pubblico, ok? Infatti, talvolta l'atto amministrativo può essere visto dal beneficiario come un dono, un munus, da parte di chi nei suoi confronti detiene un grande potere.
Nel destinatario del potenziale atto sorge l'obbligo ad offrire un sacrificio necessario a ringraziarsi il funzionario pubblico. Oppure, una volta ricevuto l'atto, anche se nulla è dovuto in cambio, sorge nel destinatario un obbligo morale a sdebitarsi. Quante volte osserviamo questo tipo di atteggiamento? È la cosiddetta cultura dell'ex voto, cioè quando qualcuno promette offerte, in questo caso al Signore, ma queste cose vanno, risalgono negli schemi del paganesimo, in cambio, di qualcosa, no? Quindi, se poi la cosa effettivamente, avviene, per esempio, se qualcuno guarisce da una malattia, c'è il cosiddetto per grazia ricevuto, se l'offerta del dono è successiva all'atto, come cioè remunerazione per un dono che si vuole ricevere, che si è ricevuto dalla divinità. Questo chiaramente è uno schema anche molto antico, insomma, e in alcune regioni italiane è molto, molto attivo, insomma. Lo schema è rappresentato così, è la seconda parte dell'articolo 4,2 del codice di comportamento. In ogni caso, indipendentemente che il fatto costituisca reato, cioè corruzione impropria, ritorniamo all'origine, il dipendente non chiede per sé o per altri regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio. In questo schema, il dipendente non deve chiedere regali neanche di modico valore a titolo di corrispettivo. Quindi noi abbiamo l'ordinamento che si tutela cercando di escludere, di tutelare la reputazione della pubblica amministrazione, perché in questo caso stiamo parlando di regali di modico valore, no? Però questo è lo schema tipico appunto del dono ricevuto ex voto, perché c'è un collegamento tra regalo utilità richiesta e l'atto da adottare o adottato. Ok? Quindi come vedete ritorniamo nello schema della corruzione propria, però essendo regali di modico valore e a titolo di corrispettivo, chiaramente non stiamo in uno schema penalisticamente rilevante, ma siamo in un comportamento non opportuno perché mette a rischio la reputazione della pubblica amministrazione. Il fare dono a un funzionario pubblico che pone in essere un atto nell'esercizio delle sue funzioni è comunque osservabile dal pubblico che potrebbe in qualche maniera ingenerare un sospetto appunto molto più pesante. Per le parole di Jean de Coray in questo caso urlano, nel senso di dire ma perché un funzionario pubblico dovrebbe essere ricompensato ulteriormente, anche se con doni di modico valore, quando il principe stesso che gli fornisce il salario trimestralmente. Ok? Penso che tutti ricordate a questo proposito le parole dei Promessi Sposi che Alessandro Manzoni mette in bocca a Renzo, no? Quando Agnese convince Renzo ad andare dalla Zecca Carbugli, gli dice: pigliate quei quattro capponi, poveretti, a cui dovevo tirare il collo per il banchetto di domenica e portateli, perché non bisogna mai andare con le mani vuote da quei signori. Questo è uno schema appunto tradizionalmente rilevante, no? È molto interessante, molto bella la parte poi successiva in cui Manzoni mette in relazione i capponi alla psicologia di Renzo. Lascio pensare al lettore come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le zampe a capo all'ingiù, nella mano di un uomo il quale, agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri che gli passavano a tumulto per la mente e dava loro di fiere scosse e faceva sbalzare quelle teste spenzolate, le quali intanto si ingegnavano a beccarsi l'una contro l'altra, come accade troppo sovente tra compagni di sventura. Quindi in questo modo Manzoni utilizza un gioco molto, molto bello, molto raffinato per dire che la sventura che in quel momento vivevano i capponi era la stessa che viveva Renzo nell'andare ad asservirsi, diciamo, alla Zecca Carbugli, a cercare consigli dalla Zecca Carbugli in una fase molto delicata della sua vita. Ok. Un esempio sì, è molto classico. Perché abbiamo introdotto questa idea di dono? Perché è un'idea appunto che nella nostra tradizione culturale è molto presente ed è presente per una ragione specifica, perché noi stiamo all'interno di una tradizione culturale cattolica. Ecco, colgo l'occasione per
dire che io non voglio assolutamente dare un giudizio sulla tradizione culturale cattolica, ma dico semplicemente che è una tradizione che fa parte di noi, cioè alcune cose che girano nella nostra testa dipendono spesso anche da questo tipo di approccio culturale. Infatti, nella dottrina del diritto canonico, anche se l'idea del passaggio dei doni non era scritto da nessuna parte, però il passaggio dei doni era solidamente radicato, cioè il sistema cattolico si caratterizzava per una reciprocità complessa e articolata, no? In cui il rapporto munus remuneratio viveva dalle candele alla fede addirittura. C'era scambio tra laici e preti, i laici donavano calici, paramenti, i preti donavano la propria intercessione liturgica, le preghiere, la messa. Anche le tasse come le decime erano considerate spesso un dono. Anche se nessuno metteva in evidenza il vincolo, l'obbligo che Dio assumeva in conseguenza del dono ricevuto, questo è importante dirlo. La realtà era assai diversa, nel senso che andare a messa rappresentava per il popolo un dono sotto forma di sacrificio necessario per avere in cambio un risultato positivo. Io ricordo molto, ricordo insomma, nella mia tradizione familiare, mia nonna era molto dentro questo tipo di schema, nel senso che mi ricordo le messe per commemorare i defunti, le oblazioni che lei dava, offriva ai sacerdoti appunto per dire messa. In molti schemi era proprio anche l'idea che io cerco di placare l'ira del Signore. Questo è uno schema che va oltre al cattolicesimo, entra proprio nel paganesimo con i sacrifici, eccetera, eccetera. Questo era messo in discussione dai riformatori, pesantemente messo in discussione dalla Chiesa luterana, in particolar modo da Calvino. Perché? Perché questo schema dono-remunerazione era degradato, insomma, nel senso che poi alla fine questi doni erano imposti, c'era il mercimonio di cose sacre, no? Questo è anche molto noto. Il Dio di Calvino invece dona in assoluta libertà e Calvino non ammette l'idea del principio di reciprocità. Cioè Dio dona, ha donato la vita, ha donato tutto quello che dona senza aspettarsi qualcosa in cambio. Anzi, secondo Calvino, appunto con i famosi detti, Dio non può ricevere alcun beneficio da noi. Quindi questa forma di ossequiare il Signore per avere dei vantaggi, quindi donare qualcosa in cambio di una remunerazione nella vita o nella vita successiva, nello schema calvinista è assolutamente combattuto. E infatti questo poi entra, diciamo, nella legislazione della città di Ginevra, dove Calvino risiedeva, no? Le leggi ponevano limiti assai rigidi ai doni. Nella speranza di cambiare le usanze delle persone, anche se poi in realtà non ci sono riusciti molto, insomma, perché questo schema culturale è molto radicato nelle persone. Ok, quindi questi due schemi, ripartendo, diciamo, dalla iniziale, ci spiegano cosa c'è sotto gli schemi di scambio presi in considerazione dalla legge 190 e dal codice di comportamento, cercando di porre l'attenzione al fatto che una volta che noi in qualche maniera abbiamo il codice di comportamento, non dobbiamo pensare che poi tutto il resto viene meno, tutte le tradizioni culturali del passato, del presente, insomma, vengono a scomparire. Le organizzazioni si muovono anche e soprattutto invece in base a quelle tradizioni culturali. Quindi quando noi mettiamo in campo un'operazione di formazione, dobbiamo in qualche maniera fare riferimento anche a quelle tradizioni culturali per farle emergere. Ok? Quindi la questione che io mi pongo è: come facciamo a rappresentare il dilemma che sorge appunto nell'animo dei dipendenti pubblici quando si trovano di fronte a codici di comportamento altri, diversi rispetto a quelli riconosciuti dall'ordinamento giuridico? Come si può rafforzare la competenza decisionale dei dipendenti pubblici facendo al tempo stesso emergere questi codici sottostanti? Allora, vi faccio un esempio in questo senso, ok? E vi dico come, per esempio, noi ragioniamo sulla base dei dilemmi etici.
Avete visto lo schema, l'ultimo che abbiamo fatto, quello dell'articolo 4,2, seconda parte, cioè quello, diciamo, ex voto, schema per grazia ricevuta. Un conto è andare dai dipendenti pubblici e, come dire, raccontare le cose che vi ho raccontato fino adesso, che sono probabilmente molto intellettuali da un certo punto di vista. È un conto invece entrare, diciamo, nelle dinamiche reali che poi le persone vivono tutti i giorni, e partire da un caso concreto. Adesso immaginate quello che ci siamo detti dal punto di vista intellettuale, trasformato in un caso concreto, cioè in uno scenario di vita reale, che è la base, della formazione valoriale che noi stiamo promuovendo. Adesso vi faccio, vedere un dilemma etico, il dilemma etico del dottor Rossi, che sapete è il mio, come dire, alter ego da questo punto di vista, che spesso utilizzo, insomma, negli schemi formativi. E vi faccio in qualche maniera vedere come si trasferisce, si trasforma quella regola del codice di comportamento in vita reale, addentrandoci all'interno di un processo decisionale di una persona che veramente vive, insomma, in qualche maniera. Adesso vi dico il dilemma etico, poi insomma ne possiamo anche parlare insieme. Allora, il dottor Rossi è un funzionario dell'ufficio autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie e sociosanitarie della regione XY. Quindi funzionario dell'ufficio autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie, importante, potere molto forte di chi sta in capo all'ufficio autorizzazione e accreditamento, di cui io mi sono reso conto quando lavoravo con linee amiche, di quanto è forte questo potere, no? Allora, qual è il caso? Purtroppo la moglie del dottor Rossi ha avuto una grave ischemia e le è stata prescritta un'ecografia da realizzare con una certa urgenza. Quindi immaginate la situazione: il dottor Rossi, insomma, sempre nell'ipotesi che voglia bene alla propria moglie, si preoccupa, no? Soprattutto urgentemente deve essere fatta un'ecografia. Allora, il dottor Rossi ricorda di aver recentemente accreditato un poliambulatorio in riferimento all'ampliamento di alcune sue attività. Accanto ai servizi di diagnostica strumentale, come le ecografie, tra cui anche quella che doveva fare la moglie, il titolare del dottor Rossi, il titolare ha intenzione di attivare servizi di fisioterapia e rieducazione funzionale. Quindi il caso è questo. Il dottor Rossi si trova a decidere un accreditamento, anzi ha deciso un accreditamento di una struttura sanitaria che voleva ampliare le proprie attività. Questa struttura sanitaria svolgeva già dei servizi di diagnostica strumentale, tra cui proprio quella che doveva fare la moglie del dottor Rossi, però vorrebbe ampliare la propria attività. Al dottor Rossi viene in mente di chiedere al responsabile del poliambulatorio, come sorta di corrispettivo dell'atto di accreditamento che gli sta per concedere, infatti la procedura di verifica ha dato esito positivo, vorrebbe chiedergli di poter ricevere la prestazione ecografica per la propria consorte in tempi stretti e con un certo sconto. Quindi dall'alto del suo potere, che in qualche maniera aveva concesso, sta per concedere. Lo schema è irrilevante, la differenza è irrilevante. Vorrebbe chiedere proprio come corrispettivo dell'atto di accreditamento uno sconto e la certezza di avere tempi rapidi. Quindi al dottor Rossi viene in mente questa soluzione in ragione del fatto che, e qui entriamo nelle cosiddette forze che agiscono per orientare il comportamento del dottor Rossi. Perché chiaramente quello che abbiamo visto fino adesso è un comportamento che è contrario proprio all'articolo 4, no? Che abbiamo visto, il funzionario pubblico non può chiedere neanche per doni di modica valore, in virtù di un corrispettivo, non può richiederlo a chi potenzialmente potrebbe beneficiarne del proprio operato. Quali sono le forze che intervengono? Il dottor Rossi fa alcune considerazioni. Allora, intanto non ritiene che quel comportamento sia commendevole, dal momento che l'accreditamento avrebbe luogo a prescindere da tale richiesta. Quindi non c'è in effetti una corruzione, tra virgolette, dal punto di vista proprio della corruzione propria. Invece siamo in uno schema più da corruzione impropria, se vogliamo proprio andare. Cioè, sì, chiedono e ricevono utilità,
per qualcosa che comunque rientra nell'esercizio delle proprie funzioni. Però siamo in uno schema di modico valore, quindi viene esclusa la corruzione, anche impropria. Dal punto di vista del dottor Rossi, questo esclude proprio, diciamo, un comportamento commendevole. Tra l'altro, egli versa in una grave situazione economica e sa già che dovrà affrontare spese elevate per la riabilitazione della moglie. Questa è un'altra circostanza che, come vedete, spinge il dottor Rossi a fare questa richiesta, perché in realtà, non ha soldi. Sa già che per la riabilitazione se ne andranno un sacco di altri soldi, e allora questo gli fa pressione da un punto di vista, diciamo, psicologico. Poi si guarda un po' intorno. Altri funzionari del suo stesso ufficio gli hanno confidato di aver ricevuto prestazioni scontate e in tempi stretti da ambulatori e poliambulatori della zona. Sembra che questo comportamento sia una prassi consolidata dell'ufficio. Ed ecco che quando usciamo dalla dimensione individuale, entriamo nella dimensione organizzativa, lì, diciamo, in qualche maniera le forze si fanno molto più potenti. Noi abbiamo visto in un altro webinar, se vi ricordate, comunque se non ve lo ricordate ve lo dico, che le persone leggono le regole secondo due schemi, uno schema ingiuntivo, cioè il fatto che una regola ti dice di non fare qualcosa, però poi c'è uno schema cosiddetto descrittivo, che riguarda proprio: vediamo che fanno gli altri, la rispettano questa regola? Se non la rispettano, perché io la dovrei rispettare? Purtroppo i ricercatori che hanno fatto gli studi su questa dinamica hanno riscontrato che è molto più potente la lettura descrittiva della regola, cioè quello, le persone osservano quello che fanno gli altri prima di decidere se ottemperare una regola. Se vedono che gli altri non ottemperano a quella regola, a meno che non siano eticamente orientati, hanno un forte orientamento etico, sono più portati ad essere influenzati nel loro comportamento. Quindi questo succede anche al dottor Rossi, che si guarda intorno e vede che più o meno tutti stanno in quella situazione lì. Poi, ulteriore elemento di dinamica organizzativa, il responsabile dell'ufficio, cioè il dirigente del dottor Rossi, pur a conoscenza di tali comportamenti, ha sempre ritenuto di non dover intervenire. In ragione del fatto che il suo orientamento è ognuno è responsabile dei propri comportamenti. Abbiamo visto in un altro webinar sulla leadership etica che questa era una delle forme di leadership peggiori che vi potete trovare ad avere, più lontane appunto dalla leadership etica, cioè chi gestisce un gruppo di lavoro, se fa questo tipo di ragionamento è fuori, diciamo, dagli schemi, a meno che noi proponiamo, insomma. Purtroppo però ne vediamo più o meno quotidianamente l'applicazione, insomma. Però questo è un altro elemento molto potente, una forza che spinge il dottor Rossi a fare quella richiesta. Perché? Perché la leadership è fondamentale, la leadership può essere collusa, cioè può agire gli stessi comportamenti, ma spesso, anzi molto spesso, non fa niente per contrastarli. In quel modo, in qualche maniera, avalla quei comportamenti. Ok? Poi arriviamo all'ultima forza, che è quella che ci riconduce allo schema culturale di cui abbiamo trattato, che è proprio quella dell'ex voto o per grazia ricevuta. Lo stesso titolare del poliambulatorio ha più volte fatto capire al dottor Rossi e agli altri funzionari che avrebbe piacere a sdebitarsi, intendendo questo comportamento come un obbligo morale ed in ragione delle conseguenze sociali che ne deriverebbero se non lo facesse. Cioè, in quello schema culturale di quella comunità locale, di quel posto e di quel tempo, esistono degli obblighi morali che, al di là, della retribuzione, diciamo, statale del funzionario, obbligano le persone che hanno ricevuto, un atto, che in questo senso è interpretato come dono, li obbligano a restituire, a contraccambiare. In questo senso ho usato la parola sdebitarsi, proprio perché, l'atto amministrativo, come dono, in qualche maniera attiva un debito, un vero e proprio debito. Questi comportamenti di sdebitamento, di obbligo morale, vengono rafforzati in ragione delle conseguenze sociali che ne deriverebbero, cioè le persone vengono giudicate sul fatto, negativamente ovviamente, se si sdebitano oppure no.
Questo è l'elemento culturale di cui vi parlavo prima. È chiaro che di fronte a un elemento così potente, le armi che il dottor Rossi ha per contrastare e per mettere in atto, diciamo, la regola dell'articolo 4, seconda parte del secondo comma, sono veramente spuntate, a meno che lui non faccia un percorso profondo di comprensione di quella regola, di che cosa significa veramente quella regola, insomma. Cioè, e a prescindere dal fatto che lui sia veramente eticamente orientato, esistono persone chiaramente che al di là di tutte queste forze comunque rispondono applicando quella regola. È chiaro che se il dottor Rossi entra in questa dinamica, soprattutto quella col titolare del poliambulatorio, lui entra in una specie di in un ordinamento giuridico diverso, in un codice diverso, come vedete che questi codici operano all'interno delle amministrazioni. Noi abbiamo almeno due codici. Il codice culturale, che è quello appunto dello sdebitamento, e poi il codice della microorganizzazione, che è quello che fanno gli altri dipendenti, e quello che fa la leadership. Quindi, come vedete, esiste il codice di comportamento, l'articolo 4, che ti imporrebbe di non fare quella richiesta, ma poi esiste il codice culturale di quella comunità locale ed esiste un codice specifico della microorganizzazione. Ok? Di fronte a questi codici alternativi, chiaramente ognuno è chiamato a prendere una decisione. In questo è il dilemma etico. E in questo sta il motivo per cui noi dobbiamo accompagnare le persone come il dottor Rossi a prendere la decisione più eticamente orientata, cioè ad attivare un comportamento che sta all'interno dei principi etici del codice di comportamento. Ok? Come vedete, una volta che io rappresento uno scenario di vita reale, al di là dei limiti che questo scenario ha, chiaramente, può essere più o meno corretto, può essere più o meno preciso nelle sue articolazioni, ci potrebbero essere forze diverse da quelle che io ho sottolineato, ma vedete come questo diventa molto più chiaro, molto più efficace. Parli alle persone, parli al cuore delle persone, nel senso che le persone si schierano, ma io farei così, io farei così. Questa cosa succede veramente da noi, questa cosa non succede da noi, ne succedono altre. Ok? Esatto, quando c'è di mezzo la malattia, queste forze diventano ancora più forti, allora la violazione della regola non è più così vista come un tabù, ma comincia a entrare nell'animo delle persone. Perché? Perché di mezzo c'è una pressione molto forte fatta appunto dalle situazioni di difficoltà. Ci possono essere schemi o scenari che, per esempio, mettono in campo problemi economici, no? Avrei potuto utilizzare anche i problemi economici, che tra l'altro sono anche più attuali rispetto a questo. Ok, questo schema, questo dilemma etico, io lo utilizzo attraverso questo schema qui nella formazione, cioè metto in scena il caso e poi, in qualche maniera, sfido i dipendenti nella risoluzione del dilemma etico, cioè alla fine il dottor Rossi deve decidere se richiedere la prestazione scontata in tempi stretti per la propria consorte oppure non richiederla. Questo è il dilemma etico. Se la richiede, se il dottor Rossi decide di fare tale richiesta, siamo in una situazione di violazione del codice di comportamento. Se invece lui decide di non fare tale richiesta, siamo nell'ottemperanza dell'articolo 4. Ok? Però messa così è molto semplice, quando poi entri, diciamo, nelle dinamiche diventa tutto molto più complesso e anche molto più interessante perché stai nella vita delle persone. Allora, ultimissimo 5 minuti per rappresentarvi cosa dice l'OCSE in merito ai doni, quindi qual è la posizione, diciamo, dell'organizzazione che in qualche maniera dal punto di vista dell'autorevolezza su questi temi, secondo me rappresenta sicuramente un faro. Chiaramente il principio generale è che i dipendenti pubblici sono tenuti a non chiedere o accettare regali o mance, eccetera, eccetera. Tuttavia, in pratica non è sempre realistico e talvolta anche non è auspicabile vietare rigorosamente tutti i tipi di regali e utilità. Okay? Secondo l'OCSE non bisogna avere una policy troppo stretta sui doni, proprio in virtù del fatto che questa attività, come dire, questa liberalità è nella tradizione delle persone.
È difficilissimo scardinarla completamente, anzi spesso è anche controproducente. E qual è il rischio? Che se tu metti delle regole troppo stringenti, questo l'abbiamo ripetuto 1.000 volte in questi webinar, queste regole poi tendono a indebolire la capacità dell'individuo a decidere in ragione di una propria etica, di una etica compatibile con quella dell'ordinamento giuridico. Quando le persone si confrontano con le regole troppo rigide, c'è un rischio significativo che si concentreranno su una rigida applicazione della regola, piuttosto che sul principio etico sottostante. È la frase famosa che dice, piuttosto faranno la cosa nel modo giusto, invece di fare la cosa giusta. Okay? Quindi bisognerebbe avere un approccio meno formale, meno formalistico con questa storia dei doni, delle regali, degli atti di utilità. Secondo l'OCSE, invece di avere una policy proprio specifica, si dovrebbe avere una policy dei casi concreti, e infatti è esattamente quello che noi cerchiamo di fare. L'approccio dei casi concreti attraverso incontri, ad esempio la formazione valoriale, ha il vantaggio di coinvolgere realmente il dipendente e sviluppare una comprensione comune. Si analizza il processo decisionale etico e si rafforzano le competenze e l'impegno a conformarsi però sulla base di soluzioni concordate. Quindi l'OCSE, diciamo, sta dalla nostra parte da questo punto di vista. Esatto, poi Tiziana dice appunto che un atteggiamento più sfumato non potrebbe comportare il rischio di allargarsi. Esatto, l'OCSE dice, non l'ho riportato qui perché, un po' perché non c'era spazio, un po' perché sennò diventava troppo lungo, nelle situazioni altamente degradate invece la policy dovrebbe essere molto sulle regole. Nel senso che invece la policy dovrebbe essere sia sulle regole che diciamo, sull'analisi dei casi concreti. In situazioni di molto degradate non è che troppo con le persone. Se stai molto degradato vuol dire che quel codice alto di cui abbiamo parlato prima è quello che in realtà governa le relazioni e i comportamenti delle persone. Quindi nelle situazioni di alto degrado dei comportamenti probabilmente c'è bisogno delle regole, ma questo insomma vale come educazione per tutti, ma dai bambini bisogna mischiare le regole con la comprensione delle regole, ma questo vale per tutti. Chiudo un po' questa parte, anche se sono l'1:20, mancano solo 10 minuti, con un estratto appunto dal libro di Natalie Simon Davis che ha lavorato, diciamo, moltissimo sulla questione dei doni della Francia, da cui ho preso molto di quelle cose di cui abbiamo parlato e che mi sembra che individui un po' lo spirito con cui io spero di avervi trasferito insomma, alcune riflessioni. Cioè, quando si trascura il registro del dono, una delle conseguenze è che non ci si accorge di quanto spesso esso sia presente nel mondo che ci circonda. Siccome se osserviamo solo l'articolo 4, è come per dire, non dobbiamo più avere a che fare con i doni e pensiamo che quella roba lì non ci interesserà più, non farà più parte della nostra organizzazione. Non c'è nulla di più sbagliato. Bisogna, come dire, farli emergere questi codici alternativi, perché in alcuni casi potrebbero essere anche compatibili. Non è detto che siano completamente non compatibili. Per esempio, nel caso del modico valore, possono essere compatibili. La teoria dell'economia di mercato è parsa inadeguata a descrivere la condotta e le motivazioni umane nello scambio dei beni. Secondo la Simon Davis, ma secondo tantissimi di questi studiosi che hanno studiato appunto il dono, siamo arrivati, diciamo, all'economia di mercato solamente all'ultimo. Noi siamo stati abituati, le nostre tradizioni culturali ci hanno abituato a vivere in un'economia di dono. Le tradizioni rurali ancora questa cosa la conservano. Quindi in realtà, in qualche maniera, questa regola è molto più rivoluzionaria. La regola dell'articolo 4 è molto rivoluzionaria perché incide su un modo di essere, un modo di fare, un modo di comportarsi che invece è stata la regola per tantissimo altro tempo, per la maggior parte del tempo in cui l'umanità, ha avuto relazioni sociali. Oggi, appunto, la discussione sui doni buoni e cattivi potrebbe rappresentare un'utile integrazione al dibattito che si va costruendo su interesse pubblico e interesse privato. Infatti, io vorrei finire con questo perché mi sembra che abbiamo dette tante, insomma. E il resto poi, magari lo vedete voi, c'è una parte su formazione valoriale, ma insomma, quella poi l'abbiamo già trattata.
E una parte, diciamo, iniziale, questo mi rendo conto che ancora c'è molto da dire, da approfondire su questa storia dei doni, però ve la volevo un po' introdurre, perché secondo me questo modo di analizzare, di fare analisi su queste cose, in qualche modo ci fa comprendere meglio queste regole. Questo approccio potrebbe avere appunto una ricaduta positiva in termini anche di formazione. Ok. Io mi fermo. Se avete domande.